Siete pronti? Salite a bordo. RKO Radio. Nessun vivente al mondo può sopravvivere un solo istante senza il tatto. Senza cioè essere toccato. Si può vivere senza vedere, udire, gustare, sentire, almeno nel senso olfattivo. Ma non si sopravviverà un solo istante senza essere a contatto. In contatto. Jacques Derrida. Toccare. E benvenuti alla 14ª puntata della 3ª stagione di Destinazione Altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo. In onda in diretta sono le 21.01 su RKO. Oggi puntata speciale sul tatto, rivisitazione dell'omonima puntata di Sensi, esplorazioni, divagazioni, escursioni sulla percezione, un percorso tematico e variegato nei 5 sensi più 1 in 6 puntate, andate in onda su Tradiradio per la chiamata alle arti lanciata dal Fondo Tullio De Mauro, Rete Italiana di Cultura Popolare, nel maggio del 2020, per andare incontro a sostenere artisti, musicisti e attori che non avevano più la possibilità di esibirsi in pubblico. Di che cosa parleremo oggi allora? Cominciamo con la triste storia di Camille Claudel, musa e amante dello scultore e pittore francese Auguste Rodin, ma anche una scultrice straordinaria rinchiusa in manicomio in quanto donna libera. Duo sabet et bene pendentes, scopriremo la curiosa leggenda sulla prova di mascolinità tattile a cui venivano sottoposti i papi poco prima della proclamazione. E poi, per la gioia della mia amica Giorgi, Neruda con una bellissima poesia sulle mani che toccano. E ancora, toccare sapientemente la zona genitale come cura per l'isteria, il primo vibratore elettromeccanico del 1883. Quindi, il corpo del testo, percorsi sensoriali nella lingua, riflessioni e suggestioni sensoriali su lingua e stile a cura di Anna Chiara Strafella, che saluto, il tatto questa sera. Poi cultura in transito, a cura di Alberto Nutricati, che per tatto ci propone la storia di Remmida, così come raccontata da Ovidio nelle sue Metamorfosi. E ancora l'importanza del tatto per alcune persone. Che cos'è il codice Braille, quando è nato e come funziona? Ancora torbide trame, il lato oscuro della provincia, racconti di piccola quotidianità criminale a cura di Sigrida Agostini. Ciao Siggy. Per tatto, la storia di Marco Mariolini, il cacciatore di anoressiche. Poi una macabra curiosità, la bibliopegia antropodermica, che è una tecnica di rilegatura che prevede l'utilizzo di pelle umana. In chiusura, citazioni sparse sul tatto. Cominciamo. Island Man, Sumeru. Camille Claudel, 1864-1943, fu la musa e l'amante dello scultore e pittore francese Auguste Rodin, 1840-1917, ma anche una scultrice straordinaria, rinchiusa in manicomio in quanto donna libera. Di fatto primogenita, perché il primogenito maschio era morto, dopo di lei nasceranno Louise, la preferita della madre, e Paul, lo scrittore. Non è una famiglia felice. Lo stesso Paolo scriverà che tutti litigavano con tutti e racconterà della madre anaffettiva che non li prendeva mai in braccio. Il padre, esattore delle tasse, rigido e conservatore, approva e sostiene le aspirazioni artistiche dei figli. Per questo la famiglia si sposta a Parigi, dove Camille e Paul possono frequentare scuole di qualità.
Era difficile per una donna del tempo essere un'artista, per lo più scultrice. Le donne spesso non avevano accesso al nudo, non venivano quasi mai premiate nei salon, nelle esposizioni e non erano accettate negli atelier. Non potevano indossare pantaloni o abiti comodi ed è facile immaginare con quanta difficoltà dovessero destreggiarsi tra marmi e gessi con quelle ampie gonne. Camille incontra Rodin nel 1884, ne diventa la musa, la modella e l'amante. Tra loro vi è una profonda comprensione artistica. Fu una relazione travolgente, ma anche tormentata dai pregiudizi della società e dal rifiuto della famiglia di Camille, che disapprovava la sua relazione con Rodin. Molti dei lavori di Rodin furono realizzati a quattro mani con Camille, ma mentre Rodin riceveva gli onori, Camille viveva nell'ombra, accettando di condividerlo con un'altra donna dalla quale aveva avuto un figlio. Alla fine Camille interrompe la sua relazione con lo scultore. Fu allora che la madre di Camille, che aveva vergogna del comportamento della figlia, decise di farla rinchiudere in manicomio. Non ne uscirà mai più. Inutili i tentativi di far capire che non è pazza. Questa donna brillante e geniale resterà segregata per oltre 30 anni in una misera stanzetta. Il 25 febbraio 1917 scriveva al suo medico: «Mi si rimprovera, crimine orribile, di aver vissuto da sola, di avere dei gatti in casa, di soffrire di manie di persecuzione. È sulla base di queste accuse che sono incarcerata da 5 anni e mezzo come una criminale, privata della libertà, privata del cibo, del fuoco e dei più elementari conforti. Dovreste vedere come vengo trattata. La mia famiglia non si occupa di me, non risponde alle mie proteste, che con il mutismo più assoluto, così viene fatto di me quello che si vuole. È orribile essere abbandonata in questo modo. Non posso impedirmi di essere sopraffatta dal dolore. Spero che possiate fare qualche cosa per me». Recentemente le sue cartelle cliniche sono state rese pubbliche, sono piuttosto monotone sullo stato mentale. Tuttavia, i medici che si sono avvicendati nella direzione del manicomio sono concordi nell'affermare che non è una paziente pericolosa per sé e per gli altri e che tornare in famiglia potrebbe solo aiutarla. La madre si rifiuterà sempre di riprenderla in casa, né Paul farà mai qualcosa in tal senso. Alla fine, dimenticata da tutti, si spegne nel 1943 dopo 30 anni di prigionia. Il suo corpo viene seppellito in una fossa comune, senza che nessun membro della sua famiglia presenzi al suo funerale. Radical Guru, Dread Commandments. E su questo scanzonato reggae vi racconto una storia curiosa. Duos habet et bene pendentes. In latino, ne ha due e pendono bene.
Quindi duo sabet bene pendentes o testiculo sabet in breve o semplicemente habet, si tratta di un presunto processo nell'elezione del Papa in cui si verificava se il prescelto avesse attributi maschili. Dopodiché si pronunciava appunto questa frase. Il mito di questo rituale è stato creato in relazione ad una famosa leggenda medievale, il caso della papessa Giovanna. Numerose opere, sia erudite che letterarie, avevano raccolto questa leggenda, in cui una donna si sarebbe atteggiata a uomo e poté occupare il papato a metà del IX secolo per circa 2 anni, finché nel bel mezzo di una processione da San Pietro in Vaticano a San Giovanni in Laterano, diede alla luce un bambino e il suo inganno fu scoperto. Così, da quel momento in poi, si decise che il candidato a Papa doveva essere sottoposto ad un controllo per verificarne il sesso. Per fare questo, presumibilmente, si sedeva su una sedia speciale, la sedia stercoraria, con un foro nel mezzo attraverso il quale pendevano i suoi genitali, e un giovane diacono ne controllava la virilità. Le versioni variano a seconda che la verifica fosse solo visiva o tattile, o se l'esecutore fosse un diacono o un giovane cardinale. Comunque, una volta verificata e denunciata la frase «Duo sabet et bene pendentes», i presenti alla cerimonia rispondevano con «Deo gratias», «grazie a Dio». Le spiegazioni della leggenda sono molto diverse. Alcuni sostengono che il mito sia stato ideato dal soprannome di papessa che Giovanni VIII ricevette per la sua debolezza davanti alla chiesa di Costantinopoli. Altri dicono che fu per lo stesso soprannome attribuito a Marozia, l'amante autoritaria di Giovanni XI. Altri pensano ad una denominazione simbolica della chiesa del momento, concepita da alcuni come la reincarnazione della prostituta babilonese descritta nell'Apocalisse. Non ci sono prove storiche definitive sulla sua veridicità, sebbene nell'arte abbiamo diverse rappresentazioni di questa leggenda, come le illustrazioni di Lawrence Banca, che mostrano la prova di mascolinità di Innocenzo X, papa tra il 1644 e il 1655. Radical Guru, Dread Commandments, qui a destinazione altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo su RKO. KO Radio. Un brano struggente. Ora, adesso. Alex Serra. Si topa su suelta y a tu temo. Desde el corazón se vive mucho mejor. Verá la vida cobrando su color. No le den la espalda a tu sueño, bombón, que te
tiene miedo de perder la razón, solo te acorralaste en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Óyeme mi hermano, vengo a darte calor. Abre la boca, llénate de valor. No busques afuera la causa del dolor. Mira mis ojos, te doy todo mi amor. No le des la espalda a tu sueño, bombón, que tiene miedo de perder la razón. Solo te acorralaste en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Y ahora. Dime ya yo. Dime ya yo. Quando le tue mani muovono, amore, verso le mie, cosa mi portano in volo? Perché si sono fermate sulla mia bocca all'improvviso? Perché le riconosco come se una volta prima le avessi toccate, come se prima di esistere avessero già percorso la mia fronte, la mia cintura? La loro morbidezza giungeva volando sul tempo, sul mare, sul fumo, sulla primavera. E quando tu hai posato le tue mani sul mio petto, ho riconosciuto quelle ali di colomba dorata, ho riconosciuto quella creta e quel colore di grano. Per tutti gli anni della mia vita ho vagato cercandole, ho salito scale, ho attraversato scogliere, mi hanno trascinato via treni, le acque mi hanno riportato e nella pelle dell'uva mi è sembrato di toccarti. Il legno di colpo mi ha portato il tuo contatto. La mandorla mi annunciava la tua morbidezza segreta, finché si sono strette le tue mani sul mio petto e lì, come due ali, hanno concluso il loro viaggio. I want to fly, give me love, I want to fly, give me love. I want to fly, give me love, I want to fly, give me love, fly, fly, give me love, fly, fly, give me love. Alex Serra, Aura. Questo invece è Nicola Cruz con Nasiri, Third Eye Dub. Quando questi sintomi sono indicati, riteniamo necessario chiedere aiuto ad un'ostetrica in modo che possa massaggiare i genitali con un dito all'interno, usando l'olio di gigli, radice di muschio, zafferano o simili. E in questo modo la donna afflitta può essere eccitata fino al parossismo. Questo tipo di stimolazione delle dita è consigliato da Galeno e Avicenna, tra gli altri, soprattutto per le vedove, per coloro che vivono una vita casta e per le religiose, come proposto da Ferrari da Gradi. È raccomandato meno frequentemente per donne molto giovani, donne pubbliche o donne sposate, per le quali è meglio avere rapporti con i loro coniugi. I
Petrus Forestus prendeva appunti da mesi che poi sarebbero stati compilati nel suo Observationem e Curationem Medicinalium ac Chirurgicarum Opera Omnia, dove ha un capitolo sull'isteria, una malattia che nella tradizione medica occidentale veniva curata con il massaggio genitale fino all'orgasmo. Il trattamento veniva applicato da un medico o da un'ostetrica e cercava di curare la malattia dell'utero, un'afflizione considerata comune e cronica nelle donne. Fin dal IV secolo a.C. sono stati descritti trattamenti medici per un disturbo che non esiste più. Nel 1952, infatti, l'American Psychiatric Association rimosse il termine dai suoi cataloghi. Qualcuno dirà che non è mai esistito e che la malattia, che per 25 secoli fu chiamata isteria, era espressione di una sessualità femminile insoddisfatta e il trattamento medico applicato doveva fornire questa soddisfazione. Diversi medici, da Ippocrate a Galeno, hanno commentato i sintomi dell'isteria come disturbi delle mestruazioni, disturbi malinconici, privazione sessuale e pesantezza mentale. L'interpretazione di questi presunti sintomi comprendeva molti elementi coerenti con il normale funzionamento della sessualità femminile in condizioni sociali che la interpretavano però come patologica. Intorpidimento delle parti, carattere timido ed impaurito, ansia continua, tristezza, desiderio di dormire a tutte le ore. Un medico, nel XIX secolo, Robin Haller, descrive i sintomi dell'isteria come pianto, irritazione, depressione, debolezza fisica e mentale, paure morbose, dimenticanza, palpitazioni cardiache, mal di testa, convulsioni durante la scrittura, confusione mentale, paura della follia imminente e preoccupazione. Sembra ridicolo, ma è vero. Tutti questi e altri erano i sintomi definiti come isteria fino al 1952. Nell'articolo Tecnologia dell'orgasmo della storica Rachel Maines si afferma che in una breve rassegna della storia della sessualità in Occidente è facile individuare il modello androcentrico e la costruzione di un ideale sessualità femminile che si adatti a lui. La visione androcentrica dell'attività sessuale distingue tre fasi: la preparazione, la penetrazione e l'orgasmo maschile. Secondo questo modello, ci si aspettava che la donna avesse orgasmi dalla penetrazione. Tuttavia, guardando le statistiche, si vede che questi orgasmi in questa situazione accadono raramente. Qualsiasi espressione sessuale femminile che fosse al di fuori di quel modello, diciamo, come il desiderio costante di masturbarsi, l'apatia sessuale o semplicemente la mancanza di orgasmo dalla penetrazione, era considerata una malattia e richiedeva un trattamento. Il modello androcentrico della sessualità era necessario per l'istituzione pronatale e patriarcale del matrimonio ed era sostenuto dai leader dell'establishment medico occidentale almeno fin dai tempi di Ippocrate. Si credeva anche che il matrimonio curasse la malattia. Dato che la masturbazione femminile era vietata in quanto impudica e forse malsana, la presunta malattia doveva essere affrontata dai medici, che progettavano, praticavano e giustificavano la produzione clinica di orgasmi nelle donne. Secondo la letteratura medica, agli uomini non piaceva fare massaggi pelvici ed era anche molto faticoso. Si doveva trovare un modo per sostituire le loro dita con altre opzioni, come le attenzioni dei mariti, le mani delle ostetriche o un qualche dispositivo. Ed eccolo qui. Il primo vibratore elettromeccanico fu inventato nel XIX secolo in risposta alle richieste dei medici di sviluppare una terapia più rapida ed efficiente. Nel 1883 Joseph Mortimer Granville fece domanda per il primo brevetto per un vibratore elettromeccanico con il nome di Granville's Hammer. Con il suo apparecchio non intendeva contribuire alla cura dell'isteria, ma dei disturbi muscolari. Furono altri medici che iniziarono ad usarlo come massaggiatore per la zona genitale. Quando è stato sviluppato il primo vibratore elettromeccanico, quindi, il tempo per ottenere risultati è stato ridotto in media da un'ora, pensate, a 10 minuti. E ora tenetevi forte. Il brano è Lost Found di Francis Harris.
E su questo brano parleremo di tatto con le parole di Anna Chiara Strafella. Ciao Chiara. Il corpo del testo, quindi percorsi sensoriali nella lingua, riflessioni e suggestioni sensoriali su lingua e stile, tatto. Tra tutti i sensi, il tatto è quello progettato per primeggiare sin dal principio. Mentre le altre facoltà sensoriali sono titolari di una sede specifica, il tatto rivendica una supremazia territoriale destinata a restare imbattuta. Vivifica ogni centimetro di epidermite e la attraversa tutta seguendo l'infinito pullulare dei recettori nervosi, una lunga distesa di interruttori luminosi cui basta un niente per accendersi. La sensibilità tattile è il primo segnale che si è vivi. È la garanzia della presenza del proprio corpo e della sua capacità di coinvolgere altri corpi, altre realtà. Anzi, verrebbe da dire che il tatto è la più elementare forma di iniziativa conoscitiva. Mandare una mano o un dito in avanscoperta ad appena qualche centimetro da sé è il metodo più immediato di cui si dispone per interrogare l'altro, il fuori da sé. È un approccio totalmente fisico, ma in un certo modo dialettico. Un linguaggio non verbale con un codice ampio e diversificato, però, quanto numerosi sono i modi di toccare e di essere toccati. Si può iniziare con la sollecitazione breve e puntoria dei polpastrelli, quello che è propriamente il toccare. Esercizio, cioè, di una pressione di media intensità che instaura il primo contatto, appunto, con l'oggetto prescelto. E serve a capire di che cosa è fatto, se è vivo e reattivo a sua volta, se è disposto a cogliere uno stimolo e a restituirne un altro in risposta. Si tocca per svegliare dal sonno, per distogliere dalla distrazione e dall'indifferenza, per richiamare all'ordine. Non mi tocca, si dice quando si vuol mostrare, anche con un certo snobismo, di non essere rimasti coinvolti, così come toccante è quel film o libro o canzone capace di vincere ogni resistenza emotiva ed arrivare, neanche a dirlo, a toccare corde profonde. Ti tocca, mi tocca, infine, si dice di quell'incombenza che magari ci risparmieremmo volentieri, ma che proprio non possiamo evitare. Ma se vogliamo percorrere in modo esaustivo il campo semantico del tatto, converrà prendere come riferimento delle coordinate ben precise, ossia modalità, tempo e quantità di superficie coinvolte nell'esperienza tattile. Infatti, restando nell'ambito delle sollecitazioni brevi in punta di polpastrelli, si noterà subito la differenza che corre, per esempio, tra la delicatezza timida di uno sfiorare rispetto alla briosa ostinazione del solleticare. Si sfiora la guancia di un bambino addormentato per non svegliarlo, ma allo stesso modo si sfiora una superficie della cui innocuità non si è sicuri per non rischiare di scottarsi. Per questo, anche in senso figurato, l'aver corso un pericolo significa essere stato tanto prossimo da sfiorarlo. E un'idea balzana e comunque malsicura si dice che non ci ha nemmeno sfiorati. Non altrettanta timorosa premura richiedono la curiosità e la fantasia che invece possono, anzi devono essere solleticate, ossia caparbiamente e continuativamente eccitate in attesa di un'esplosione di inventiva o di una gran risata liberatoria, nel caso in cui il solletico sia inferto deliberatamente a poveri fianchi, ascelle o pance inermi e ipersensibili. Non tutto ciò che stuzzica la pelle, però, può essere sopportato a oltranza. E ben presto, un leggero prurito può degenerare nel ben più molesto assillo di un'orticaria. Per istinto, dunque, si sarà portati a disperdere quel bruciante brulichio infiggendoci le unghie e grattando abbondantemente la porzione rea del disagio, desquamandola il giusto necessario a debellare il fastidio. Grattare, che in specie nelle pubblicità di spray sgrassatori e micidiali panni abrasivi indica anche l'atto di ripulire lo sporco ostinato, oltre a riecheggiare il ben noto adagio dantesco che nel grattamento di rogna individuava il progressivo disvelamento della verità oscurata da strati di menzogna.
Ad ogni modo, lo sfregamento della pelle può essere esercitato anche per scopi tutt'altro che veementi. È quello che avviene quando si accarezza, gesto della tenerezza per eccellenza, dell'affetto manifesto e della consolazione, ma anche, per traslato, del cauto vagheggiamento e dell'attesa carica di aspettative, motivo per cui si accarezza un'idea, una speranza, un progetto. Certo, si auspicherebbe sempre d'accarezzare qualcosa di morbido e vellutato come il manto d'un gatto o il viso della persona amata, ma in termini di esperienza comune converrà essere molto più schietti e prosaici. Quel che di rimando un altro corpo restituisce alla mano che lo sta toccando è di volta in volta diverso, spesso lontano dalle aspettative, talvolta del tutto inedito. Così, se di primo acchito un oggetto sembrerà perfettamente liscio e soffice, non di rado potrà accadere di riscoprirlo invece viscido e appiccicoso. E lo stesso si dica per le cose che, al contrario, a fronte di un aspetto particolarmente scabro e ruvido, si dimostrano poi docili e tenere sotto la pressione dei palmi. Ed è da qui che deriva l'importanza dirimente del toccare con mano, invito che si rivolge anche a chi, indeciso su che partito prendere, è bene che si disponga a far pratica diretta della questione, scoprendo magari che non era così ispida o spinosa come immaginava. E proprio per questo valore di prova del 9, il tatto si presta alla verifica di pesi e consistenze, eludendo la fallacia delle valutazioni ad occhio, consentendo di tastare e palpare, verbo quest'ultimo che può sia rimandare a compiaciuti ed infiammati approcci galanti, ma in questo caso sarà più frequente nella forma iterativa di palpeggiare, sia descrivere la procedura diagnostica effettuata dal medico che mira a scoprire protuberanze sospette. E non è certamente un mistero che le percezioni epidermiche siano rivelatrici di affinità e idiosincrasie prima ancora che si possa individuarle razionalmente. Le antipatie e l'attrazione a pelle sono infatti quelle che determinano amicizie immediate o insanabili odi, alleanze durature o ostilità granitiche. Ciò che si determina in superficie, a fior di pelle, appunto, è l'anteprima inconscia e istintuale di ogni interazione ulteriore, dell'accettazione e del rifiuto, dell'attrazione e della repulsione. Ciò che va sempre tenuto di conto, tuttavia, è che anche nei casi in cui siano inevitabili scontri e frizioni, non si deve mai trascurare di avere tatto nell'appianare le asperità. RKO Radio. Soviet Supreme Rong Rakatiketong. Ta tontine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites la tantine, se tire avec tes tétards. Un tantinet têtu, tu voudrais savoir, tu veux la tête, la terre, la toaster en tutu. La retourner, lui faire ta tête du tatami. T'es triste, tu voudrais têter la tétine comme un toutou. Tout va sauter dans ta tête, t'es tout ratatiné. Et le temps te tasse, alors tu tises et tu tâtes. Et t'étais d'autres tantines, mais la chair est triste. Et le temps fait tic-tac. Les personnes ne toquent, tu craques depuis qu'elle a pris. C'est cliqué, c'est clac. Et le temps fait tic-tac. Personne ne rattrape, le doute rentre dans ta tête. Et tu tombes dans la trappe. Tu regrettes le temps d'entendre
quand t'étais son titan, tu tétanisais son palpitant. Qu'elle était attirée par ton statut de matamore aimantée. Elle était toute à toi et se targuait d'être ton tatou. Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée. Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée. C'est toi qui l'attends tout retourné comme une tartata. T'es quel crétin, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Et le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes, tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été en malotru. Tu fais le tech, elle le tout pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand, quand t'as t'es. L'homme qui sait qui t'adore, t'es tout dépité, depuis que ta tendine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui t'adore, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui t'adore, t'es tout dépité, depuis que ta tendine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui t'adore, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui t'adore, t'es tout dépité, depuis que ta tendine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui t'adore, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. E rieccoci, saluto Paola, la Giorgi, che si è collegata in ritardo e quindi si è persa il suo Neruda. Saluto anche Barbara, che ha apprezzato moltissimo il pezzo di Chiara sul tatto. Ciao. E adesso su Doris Dub di Tosca, Cultura in transito, a cura di Alberto Nutricati. Ciao anche a te Alberto, che per tatto ci propone la storia di Remmida così come la raccontò Ovidio nelle sue Metamorfosi. Sentiamo. Barcollante per gli anni e per il vino, Sileno era stato sorpreso dai coloni delle terre di Frigia che, legato e infiorettato con delle ghirlande, lo avevano condotto da Remmida, iniziato a suo tempo ai riti orgiastici dal tracio Orfeo con Eumolpo d'Atene. Mida, riconosciuto il vecchio amico e compagno di culto, aveva indetto in onore di lui una gran festa di 10 giorni e 10 notti. Ed era l'undicesima volta che Lucifero aveva in cielo disperso le stelle quando il re giunse nei campi di Lidia per consegnare a Bacco il suo maestro. Lieto di averlo ritrovato, il dio invitò Mida a domandargli un premio. Facoltà lusinghiera ma rischiosa, in quanto il re non l'usò con saggezza e disse: «Fa che tutto ciò che tocco con il mio corpo si converta in oro». Bacco l'esaudì, pagando il debito con un dono che presto avrebbe avuto conseguenze dannose. Ma si dolse che Mida non avesse scelto meglio. Così l'eroe di Frigia se ne andò lieto e contento, godendo a suo danno, e cominciò a toccare questo e quello per aver conferma di quel dono. Staccò da un basso leccio una fraschetta verdeggiante e il rametto in quell'istante diventò d'oro. Quasi non credeva ai propri occhi. Raccolse da terra un sasso, eppure quello impallidì nel colore dell'oro. Prese in mano una zolla e la zolla diventò al suo magico tocco una pepita. Colse aride spighe di frumento, era un raccolto d'oro. Strinse un frutto dopo averlo spiccato da una pianta, lo avresti detto un dono delle Esperidi. Se accostava le dita ad uno stipite, quello all'istante diventava d'oro, e se poi si lavava in acqua limpida, quella, scorrendo via dalle sue mani, poteva infinocchiare pure Danae, ingannata da Giove e tramutatosi in una pioggia d'oro. Figurandosi un mondo d'oro, non si tiene più dal desiderio, e mentre lui gioisce, i servi gli apparecchiano la tavola, imbandendo caterve di vivande e buon pane tostato. Ma purtroppo, appena tocca con la mano i cibi, quelli si fanno rigidi, e se cerca di mordere coi denti una vivanda, una lamina d'oro la ricopre. Se mischia poi con l'acqua pura il vino del suo benefattore, un oro liquido puoi vedergli colare dalla bocca. Scosso da quell'insolita sciagura, ricco e povero insieme, ora detesta tutto quel ben di Dio e odia e fugge ciò che aveva sognato. L'opulenza non può sedargli la fame, la sete gli arde la gola e giustamente è preso da un livore indicibile per l'oro. Tendendo al cielo le mani e le braccia tutte lucenti, ad un certo punto esclama: «Padre Bacco, perdonami. Ho peccato, abbi pietà, te ne scongiuro, liberami da questa vana e splendida rovina». Benigno è il Dio. Poiché Mida confessa di aver sbagliato,
lo rende com'era, ritirando quel dono a lui concesso solamente per obbligo, e gli dice: se non vuoi più restare intrappolato nell'oro della tua avventatezza, recati al fiume della Grande Sardi e cammina contrario alla corrente verso i giochi del monte sino a quando non sarai pervenuto alla sorgente, e laddove essa sgorga più copiosa poni la testa sotto gli zampilli e lava insieme al corpo la tua colpa. Mida ubbidì, recatosi alla fonte indicata dal dio, mise il suo capo sotto il getto dell'acqua e quel potere di trasformare qualunque oggetto in oro colorò la corrente, trasferendosi dal corpo umano al fiume. Ancora oggi, raccolto il seme dalla vecchia fonte, brillano fredde e pallide le rive, la terra intrisa di oro splendente. Disgustato oramai dalla ricchezza, Mida viveva in campagna e tra i boschi, onorando il dio Pan, la cui dimora sono le vuote cavità dei monti. Arutani, darkness is my nickname. Il titolo del brano, darkness, l'oscurità. Ci sono persone per le quali il tatto è fondamentale. Cos'è il codice Braille? Il codice Braille è un metodo di lettura e di scrittura per ciechi e ipovedenti. Avviene tramite l'utilizzo di una tavoletta Braille e di simboli univoci diffusi a livello mondiale. Ideato all'inizio del XIX secolo, prende il nome dal suo inventore, il non vedente francese Louis Braille. All'età di 3 anni si infortunò all'occhio sinistro nell'officina del padre. L'incidente causò un'infezione che si estese anche all'occhio destro, conducendolo alla cecità. A 10 anni vinse una borsa di studio all'Istituto per Giovani Ciechi di Parigi, uno dei primi centri dedicati a persone non vedenti. Nella scuola, oltre a venire formati su diversi mestieri, gli allievi imparavano a leggere attraverso il metodo di Valentin Huy, riconoscere con il tatto i caratteri della stampa in nero. Decisivo fu l'incontro avvenuto nel 1821 con il militare Charles Barbier de la Serre, il quale istruì il giovane Louis su un particolare metodo basato su 12 punti per scrivere messaggi in rilievo, utilizzato dalle forze armate per l'invio di messaggi notturni. Proprio da questo metodo, Braille, a soli 15 anni, trasse ispirazione e ideò la barra Braille, che permetteva sia di leggere sia di scrivere, in quest'ultimo caso non senza difficoltà. Nei mesi successivi all'incontro, lui testò diversi sistemi e combinazioni, finché non individuò la soluzione ideale in 6 punti combinati tra di loro, combinazione poi estesa per la matematica, Nemeth Braille, e per le note musicali, codice musicale Braille.
Inizialmente il codice elaborato da Braille incontrò non poche difficoltà, incluso l'ostracismo di alcuni insegnanti. Il primo libro in Braille vide la luce nel 1827, ma lui, morto nel 1852 di tubercolosi, dunque più di 20 anni più tardi dalla pubblicazione, non fece in tempo ad assistere al successo mondiale della sua creazione. Per poter leggere e scrivere in Braille è ovviamente necessario uno studio approfondito dello strumento. È di fatto un codice basato su simboli definiti e universalmente riconosciuti, che indicano lettere dell'alfabeto, punteggiatura, numeri, segni matematici e persino le note musicali. Il codice alfabetico alla base è composto da 6 punti disposti all'interno di un rettangolo ideale in uno spazio che corrisponde a quello del polpastrello del dito indice. La combinazione dei punti è possibile in ben 64 modi differenti e permette alle persone con disabilità visiva di comunicare. Ad oggi sono disponibili in Braille testi di qualsiasi genere, dalla letteratura alle materie scientifiche, a quelle umanistiche, ai testi per le scuole. La scrittura non è semplice, il codice deve infatti essere tracciato sulla faccia opposta della pagina, invertendo non solo la disposizione dei caratteri da destra verso sinistra, ma anche la forma. Tutte le lettere sono scritte con la combinazione di 6 punti per cella che abbiamo descritto sopra. I punti sono disposti su 2 righe verticali di 3, ed ogni lettera viene rappresentata da un solo punto o da diversi. Ad esempio, le prime 10 lettere dell'alfabeto, dalla A alla J, sono composte esclusivamente da una combinazione dei 4 punti più in alto. Alle 10 lettere successive viene invece aggiunto il punto più in basso a sinistra alle 10 precedenti. Si procede con questo schema fino alla lettera T, perché le lettere seguenti sono formate aggiungendo entrambi i punti più bassi alle 10 lettere di partenza. Anche la punteggiatura segue la stessa logica, con una combinazione di 6 punti in una sola cella. Ad esempio, un singolo punto in basso a destra indica che la lettera che segue è maiuscola, mentre il punto è riconoscibile dal puntino in basso a destra e dai due della seconda fila. Ad oggi è possibile scrivere in Braille a mano tramite punteruolo e tavoletta, oppure attraverso apposite macchine dedicate, oppure con speciali tastiere per computer che riproducono nei tasti la combinazione dei punti. In questo modo al tatto è possibile individuare la lettera corrispondente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, quantifica in 285 milioni la popolazione con problemi visivi. Circa 39 milioni sono cieche, le restanti ipovedenti. In Italia il 2,2% della popolazione soffre di patologie legate alla vista e lo 0,3% sono affette da cecità totale. Da questi numeri è chiaro quanto sia importante poter contare su un sistema di lettura e scrittura condiviso a livello internazionale e che per questo può essere definito come una delle più grandi invenzioni della storia. Il brano che ci ha accompagnato è stato Darkness Is My Nickname, Arutani. Questo è Sinai Pandora, Anatolian Session Rework. Su questo brano, Torbide Trame, il lato oscuro della provincia, racconti di piccola quotidianità criminale a cura di Sigrid Agostini. Per Tatto, la storia di Marco Mariolini, il cacciatore di anoressiche. Il 14 luglio 1998 a Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, Monica Calò viene uccisa con 22 coltellate. L'omicida è Marco Mariolini, il fidanzato. Ex, a voler propriamente dire. Perché i due non si vedono da quasi 2 anni, forzatamente separati per decisione di Monica. Che, tuttavia, dietro le continue insistenze di Marco, che minaccia addirittura il suicidio, accetta di incontrarlo per un'ultima volta. Monica non si fida, ha paura. Gli concede dunque un appuntamento in pieno giorno in un luogo frequentato sul Lago Maggiore. Nessuna delle precauzioni prese sarà sufficiente. Mariolini vive e lavora a Pisogne, in provincia di Brescia. È un antiquario, ha la passione per le cose belle, rare e preziose, ma non solo per queste.
Mariolini coltiva la passione, o meglio l'ossessione, per le donne filiformi, scheletriche, anoressiche. Oltre il numero 33 non è consentito andare. 34 kg sono già un fuoripeso. Per poter amare le sue donne, loro, il peso, devono perderlo. Mariolini è, come amarsi definirsi lui stesso, non senza un certo compiacimento, il primo ed unico esemplare vivente di anoressofilo. Sono stato condannato fin dall'adolescenza ad essere un diverso, ad avere una terribile perversione sessuale. I trascorsi di Mariolini non sono felicissimi. Salvo Bella, giornalista della casa editrice Edico, che un anno prima della tragedia aveva deciso di pubblicarne il libro autobiografico Il cacciatore di anoressiche, racconta che la madre lo aveva lasciato penzoloni fuori dalla finestra perché non sopportava sentirne il pianto. Impigliatosi nei fili per stendere la biancheria ai piani inferiori, il bambino si era salvato sviluppando tuttavia negli anni a venire un odio viscerale nei confronti delle donne. Mariolini, ciò nonostante, si sposa e forma una famiglia. Con Lucia, tuttavia, Marco sente di non poter spingere fino in fondo la sua perversione. È la madre dei suoi figli, non può ridurla alla fame. I due si lasciano. Mariolini, finalmente solo, può dare libera espressione al suo insano desiderio di trovare donne che possano incarnare alla perfezione il suo ideale di bellezza. Non anoressiche, che sono donne ingovernabili e non capaci di innamorarsi, ma magre, magrissime, ossute, scheletriche e manipolabili, pronte ad innamorarsi e ad annullarsi per il proprio uomo fino a diventare come lui le vuole. «Quando faccio l'amore voglio sentire lo scheletro», confessa nel libro. Incuriosita dall'annuncio sul giornale, risponde, fra le tante, Monica, studentessa di 25 anni di Domodossola. Alta, magra, longilinea, Monica incontra Marco per la prima volta a Padova il 10 ottobre 1994 e poco dopo i due vanno a vivere insieme. Per Monica è l'inizio di un grande incubo, tra pianificazioni, programmazioni, patteggiamenti, malati e morbosi accondiscimenti. Monica arriva a pesare 38 kg, pochissimi, soprattutto per la sua altezza, sempre troppi per Mariolini. Un giorno, stanca delle continue vessazioni, Monica decide di invertire i ruoli. Al ristorante, di fronte ad un Mariolini sempre più incredulo e adirato, ordina un piatto di gnocchi. Davanti a tutti, l'uomo le strappa il piatto dalle mani e le intima di smettere di mangiare. A casa le umiliazioni continuano, Monica viene costretta a dormire nuda, per terra. Esasperata aggredisce il compagno nel sonno colpendolo alla testa con un martello. Monica è fuori di sé, ma le basta un attimo per rendersi conto del folle gesto.
allerta il vicino di casa che a sua volta chiede l'intervento dei carabinieri. Mariolini viene portato in ospedale. Monica, che confessa subito l'aggressione, viene condotta a casa della nonna agli arresti domiciliari, rea di lesioni colpose. Dimesso dall'ospedale, Mariolini si reca al pubblico ministero e solleva Monica da ogni responsabilità, raccontando le vessazioni, le umiliazioni e le restrizioni perpetrate nel tempo ai danni della compagna. Indagato per violenza privata, Marco non si rassegna alla fine della sua relazione con Monica. Le paranoie aumentano, prendono il sopravvento. Sempre più depresso ed ossessionato, comincia a tormentare Monica telefonicamente, minacciandola. Esasperata, il 14 luglio la donna consente di incontrare Marco, segnando così un destino forse già scritto. Seguito da uno psichiatra, Marco aveva già manifestato il desiderio di voler far del male a Monica, di volerla uccidere. I suoi segreti più reconditi non restano confinati nello studio del dottore, ma affidati alla carta stampata. Nel 1997 Mariolini consegna la sua storia alle pagine di un libro in cui racconta di Barbara, Monica nella realtà, descrivendo tutto quello che poi, di fatto, metterà di lì a breve in pratica. Una copia, con la dedica "con odio e con amore", viene inviata anche a Monica. Il libro, pubblicato nel mese del giugno del 97, annuncia così il delitto. Nel corso della conferenza stampa, Mariolini presenta il libro ed anche se stesso. «Sono un potenziale mostro, ed è necessario che qualcuno mi fermi prima che involontariamente io ammazzi qualcuno. Nessuno lo farà». Il giorno in cui Monica venne uccisa, nella macchina di Mariolini vennero rinvenuti tubi di plastica, coltelli, catene, martello, lucchetti, tutto l'occorrente per farla prigioniera e costringerla a tornare insieme. Monica non venne messa nelle condizioni neppure, eventualmente, di poterci pensare. Mariolini, convinto invece di aver ristabilito una qualche giustizia, non si pentì mai del brutale omicidio. Mariolini, il cacciatore di anoressiche, vittima o carnefice? Il 30 marzo del 2000, ritenuto pienamente capace di intendere e di volere, Mariolini viene condannato a 30 anni di reclusione. Mai mostrerà pentimento, mai si riterrà moralmente colpevole, ma semmai vittima della sua stessa ossessione. Ossa, tendini e vene sono la perfezione, ricoperti da uno strato di grasso che li insudicia. Ikebe Shakedown Road Song, qui a destinazione altrove, RKO, 21:58. Ancora sul tatto, l'importanza della pelle, la bibliopegia antropodermica. Cos'è? Una tecnica di rilegatura di un libro che prevede l'utilizzo di pelle umana. Tale tecnica, caduta in disuso, ha avuto la sua massima applicazione nel XVII secolo. Tra i testi che venivano rilegati in pelle umana c'erano le confessioni rilasciate in ambito penale da colpevoli di delitti o delle semplici persone che facevano tale richiesta per essere ricordate dai propri familiari. Nel 2014 fu annunciato il ritrovamento di 3 libri rilegati in pelle umana alla Houghton Library dell'Università di Harvard. In realtà è stato appurato recentemente che solo il volume di Arsène Houssaye, The Destin de l'âme, è rilegato con un brandello di schiena di donna. La poverina in questione pare essere stata la paziente di un manicomio deceduta improvvisamente per un ictus. Dopo analisi approfondite a cura del team di scienziati dell'Università Americana tramite un metodo che analizza la composizione delle proteine presenti nel tessuto, non è stato rintracciato nessun riscontro con gli animali che solitamente forniscono la pergamena, bovini o ovini principalmente. Si è invece scoperta la stretta relazione con i tessuti dei primati. Una ulteriore analisi, condotta con la spettrografia di massa, ha escluso il coinvolgimento di animali come gibboni e gorilla ed è stata confermata al 99,9% l'ipotesi che la copertina sia ricavata da un tessuto epiteliale appartenuto ad una persona in carne ed ossa. Questo saggio,
scritto nella metà dell'Ottocento dall'autore francese, contiene riflessioni sulla natura dell'anima e sulla vita dopo la morte. Inizialmente la sua copertina non differiva da quelle degli altri libri, ma a dotare il volume di una rilegatura unica nel suo genere ci ha pensato successivamente l'amico dell'autore, il dottore e bibliofilo Ludovic Bouillon, che lo ricevette in dono da Houssay intorno alla fine del XIX secolo. Sul dorso piuttosto inquietante del libro si possono osservare ancora distintamente i pori della pelle. La nostra sigla di coda insieme ai gabbiani ci ricorda che è tempo di approdare. E allora in questa 14ª puntata della terza stagione di Destinazione Altrove vi lascio con qualche citazione soltanto. Cominciamo con Leonardo da Vinci. Dei cinque sensi, vedere, udire, odorato son di poca proibizione, tatto e gusto no. E poi D'Annunzio. Quale amante non ha provato questo inesprimibile gaudio, in cui par quasi che la potenza sensitiva del tatto si affini così da avere la sensazione senza la immediata materialità del contatto? E poi Osho. Quando tocchi qualcuno, limitati a toccare. Non dire che la pelle è liscia e bellissima. In quel caso stai mancando, ti sei spostato nei sogni. Qualunque cosa sia la pelle, è qui e ora. Toccala e lascia che ti sia rivelata. Perché l'amore è cieco. Roberto Fricantoni. Buonanotte. Alla prossima. KO Radio.